Ha ricevuto le firme raccolte durante le precedenti settimane il primo cittadino di San Cataldo, Gioacchino Comparato. Adriano Nicosia, del Comitato della Petizione Popolare per il potenziamento del pronto soccorso, ha infatti consegnato al sindaco sancataldese le firme di tutti i cittadini che hanno abbracciato le idee sostenute nella petizione. Firme che ho raccolto con grande condivisione insieme a tutta la mia amministrazione, afferma Gioacchino Comparato sui social, e che mi premurerò di consegnare al direttore dell'ASP di Caltanissetta al più presto. In tempi di pandemia abbiamo riscoperto la necessità di una sanità efficiente. Con l'aumentare dei casi di positività da Covid-19 siamo in costante contatto con l'azienda sanitaria per cercare di venire incontro alle esigenze dei cittadini. Stiamo spronando l'azienda sanitaria a fare meglio nei confronti di tutti i nostri concittadini positivi e in isolamento domiciliare. Da questo punto di vista, sulla sanità la nostra amministrazione vuole spingere il pedale sull'acceleratore. Abbiamo coinvolto e abbiamo ricevuto i promotori della petizione popolare sul potenziamento del pronto soccorso qui a Palazzo delle Spighe perché crediamo che sia indispensabile essere a fianco dei nostri concittadini per potenziare l'offerta sanitaria nella provincia di Caltanissetta. Già martedì prossimo riceverò ancora una volta i promotori di questa iniziativa per valutare quali azioni l'amministrazione può intraprendere insieme a loro e insieme a tutti i cittadini che vorranno far parte di quest'azione per capire come miglioriamo l'efficienza del pronto soccorso e di tutta l'offerta sanitaria nella nostra città e a favore dei nostri concittadini. Non vogliamo tirarci indietro rispetto a questa sfida. Crediamo che proprio in tempi di pandemia sia essenziale che l'offerta sanitaria sia adeguata a standard qualitativi capaci di rispondere alle esigenze di tutta la nostra città.